Segretario particolare? Segretario particolare! Eccomi, eccomi Sua Eccellenza il Presidente Barlo, eccomi. Intanto lei non arrivi qui trafelato e con questa ansia, piano, composto e dignitoso. Già lei è particolare. Mi ha chiamato di corsa. Come se non risponda. Già andiamo molto male, eh? Io le chiedo umilmente scusa, il mio lavoro qua è solo servirla perché voglio servire la nazione. Il discorso di fine anno. Gliel'ho preparato, è qua. Bene, chi l'ha scritto questo? Ovviamente lei. Molto bene. Posso... Cos'è? Com'è? Cos'è? Un manga che lo apre al contrario? Cos'è? Al contrario me l'ha dato. Io le chiedo scusa. Cribbio! Me l'ha dato al contrario! Quest'aria di 90, diciamo. Posso andare, signor Presidente? Vedi, vedi! Ma perché lei è rimasto? Non lo so, mi è rimasto. Italiano medio, capitan senno di poi. Ora che la caccia alle streghe infiamma i vostri animi accidiosi fino all'olocausto finale, vorrei farvi notare giusto un paio di cose. Com'è che dopo le regate di Luna Rossa eravate tutti skipper? Com'è che dopo il crollo del ponte di Genova eravate tutti esperti di piloni e navate? E dopo che salta fuori qualche magagna, ecco l'orda dei "lo sapevo e lo dicevo io". Purtroppo, per fortuna, i nostri "te l'avevo detto" sono documentati da 2 anni a questa parte. E ora che i mass media vi scuotono violentemente dal torpore intellettivo dove vi crogiolavano fino all'altro ieri, ecco tutta la vostra frustrazione assopita farsi largo prepotentemente all'urlo di "indignato". Giusto, sacrosanta la vostra indignazione, era ora. Ma siete sicuri di dirigere il vostro sacro furore italico verso l'obiettivo giusto? Televisioni e giornali ora vi paracadutano sul fronte di una guerra mediatica, sull'onda di una tragica perdita di vite umane, che nulla c'entra con la musica. Ma in mezzo ai problemi socio-economici del 2018, un'arma di distrazione di massa, come la musica del diavolo, pare, paradossalmente, una manna dal cielo. Spostare l'attenzione dalle problematiche reali con un'arma di distrazione di massa. Odiate il rap e la musica del diavolo. 10 anni fa era Marilyn Manson, la musica del diavolo. Chiedetelo a Paolo Bonolis. Negli anni 50 era rock and roll, la musica del diavolo. Ditelo a Edoardo Bennato. E al di là dei testi, che una persona senziente e di media intelligenza riesce a capire da solo, prendiamo la musica per quello che è: solo una canzone. Altrimenti dovremmo censurare anche tutti i registi di film horror, di mafia, di guerra. "Sono morte delle persone a un concerto, schiacciate dalla folla, presa dal panico per dello spray urticante spruzzato proprio per provocare il panico". Cosa c'entra con la musica? Nulla. È successo anche a concerti pop, ma il pop non è la musica del diavolo. Parliamo invece delle persone schiacciate allo stesso modo tutti gli anni con fatale ricorrenza. Parliamo del Black Friday. Per cosa poi? Un iPhone che puoi comprare benissimo la settimana dopo? Ma no, la televisione ha detto che devi essere il primo ad averlo. Cellulari del diavolo. Non ho mai visto un titolo del genere sui giornali. Black Friday. Neanche questo è un titolo che si vede sui giornali, vero? Ma col cavolo che i media vi muoveranno contro il consumismo. Ora, caro italiano medio, ti chiedo di fermare il tuo sdegno contro la musica del diavolo e riflettere un momentino su quello che ti dico. Quelli scellerati che ora la TV e i giornali ti dicono di odiare, non li vedevi forse nelle stesse televisioni, dalla Rai alla 7, passando per Mediaset, e sugli stessi giornali che ora li condannano, ospitati in trasmissione o con copertine dedicate? Non erano gli stessi che ti facevano passare, sì, per ragazzi tatuati e magari non tanto dentro gli schemi, ma alla fine simpatici, che facevano un sacco di soldi e che erano modelli per i tuoi figli e sex symbol per le tue bambine? Eppure le canzoni erano le stesse, stesse parole, stesse tematiche. Facevano tutti finta di non sapere? O facevate tutti finta di non sapere? TV e giornali ora fanno gli inquisitori e fingono di non avere responsabilità. Responsabilità di non avere mai affrontato l'argomento testi e di non aver mai mosso una critica. Ma lo sapevate. Sapevate tutto. Ma l'audience dei rapper vi faceva molto comodo. Come adesso vi fa comodo puntare il dito e demonizzare la musica. Noi siamo 2 anni che cerchiamo di dare una chiave di lettura ai ragazzi. 2 anni. Non capitano senno di poi. C'è anche chi dalla tribuna politica lancia il reato di istigazione a drogarsi. Quando morivano i ragazzi di overdose, dov'era questa gente? Ora sono morti dei ragazzi per ben altri motivi, ma in barba al lutto, sulla scia dell'indignazione pubblica, sia l'ennesima scusa per cavalcare lo sdegno popolare.
anche se l'onorevole di destra ha fatto il trick alla Fiano. Per far vedere che sono più comunista di tutti, inasprisco la pena di apologia di fascismo. Buongiorno, c'era già il 270 bis. In questo caso si vuole inasprire una pena che c'è già, che è l'istigazione a delinquere. Caffè? Andate a vedere i nostri video riguardo Gue Pequeño, Sfere Basta, la Lamborghini e compagnia bella. E guardate anche cosa proponiamo in alternativa. Eh sì, perché rap è musica. Non vi si chiede certo di capire un testo di rancore, ma non sparate fango a gratis, che con noi non attacca. Morale della favola? Genitori, parlate con i vostri figli. Non aspettate che abbiano 16 anni per parlare di sesso, droga e rock and roll, che in piccole dosi fanno anche bene. Satira! A 16 anni un ragazzo pensa già di saper tutto e non si aprirà mai con voi. Prendeteli prima, quinta elementare, prima media. Ragazzi sono sempre più svegli. Voi li lasciate davanti a internet e internet ve li educa. Ma non è così che funziona. Prendetevi i vostri figli prima che la società ve li strappi. Signor Presidente, un augurio per questo nuovo anno? Spegnete la TV e accendete il vostro senso critico. Non solo per criticare i rapper. Grazie, ci vediamo presto. Che parruccata del merda. Ah, a poi fine di ridere.